Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Noi siamo molto felici di accogliervi perché questa è una giornata diversa nella quale noi possiamo parlare di futuro in termini ottimistici e quindi noi vi ringraziamo perché ci date un relief straordinario e del tutto inaspettato. Ovviamente nel mio caso durerà pochi minuti perché poi dopo mi rituffo nell'attualità dove non so neanche se ci sia il bridge. Però, insomma, io sono assolutamente convinto che qui di idee ce ne siano molte, ma soprattutto accanto alle idee che in questi anni sono state selezionate, hanno dato vita ad iniziative imprenditoriali anche di successo, ci sia uno spirito imprenditoriale di iniziativa, un'immagine positiva che si riverbera nelle vostre idee della società è qualcosa che ci fa ben sperare per la costruzione di questo paese al di là di quella che è la costruzione indispensabile e prioritaria delle vostre carriere professionali e della concretizzazione delle vostre idee imprenditoriali. è al quarto anno, il terzo anno che noi la ospitiamo qui in sala Buzzati al Corriere della Sera, è un'iniziativa nella quale la casa editrice si è molto impegnata, anche dando vita ad un premio ambito. Credo che RCS sia leader dal punto di vista dell'attenzione verso, verso le start-up, non soltanto le start-up editoriali. Voi direte, ne avete bisogno come il pane. Sì, ne abbiamo bisogno come il pane, insomma, anche perché viviamo una profonda trasformazione tecnologica, di linguaggio e culturale in quello che è il nostro, che è il nostro, il nostro business. Io ringrazio eh, il console americano in, eh, a Milano, eh, Scott, che ieri è, è venuto gentilmente a trovarmi, poi a un certo momento mi ha fatto una cortese domanda sul business editoriale, io ho cercato di rispondergli, non so se gli ho dato una risposta completa, eh, ovviamente eh, per noi è eh, confrontarci con, con delle start-up, con delle idee, con dei linguaggi nuovi è assolutamente vitale ed è per questo che vi ringraziamo, ma al di là di quello che è il nostro interesse, che è il nostro atteggiamento, siamo felici di essere un piccolo ponte che mette in condizione voi che avete delle idee, di avere dei finanziatori, di avere la possibilità di realizzarle. Questo è lo spirito di Mind the Bridge, e io per entrare diciamo, nel merito dell'iniziativa, dell cedo la parola a Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera, che ha seguito da vicino, con competenza, con passione e anche con molto affetto tutta l'iniziativa Mind the Bridge. Grazie a tutti. Anch'io dirò pochissime parole, perché, pochissime parole perché intanto purtroppo il Paese è in una situazione un po' difficile, quindi lo sapete, lo leggete tutti i giorni e per questo ci scusiamo se poi a un certo punto vi dovremo lasciare lavorare da soli e non potremo seguire passo passo queste due giornate di lavoro. E perché noi ci siamo così appassionati a quest'idea che hanno avuto gli amici Marco e Alberto? Perché siamo stati così vicini a questa cosa? Per due ordini di motivo: uno perché ci teniamo all'Italia, e secondo, perché teniamo a noi stessi. Uh, il fatto che tenessimo l'Italia è dimostrato dalla, da, da questa volontà di far emergere la creatività italiana. Pensate, siamo un paese noto nel mondo per la sua creatività. Eppure, eppure, la difficoltà principale, prima chiacchierando un po' con Alberto e con Marco, qual è? La difficoltà principale è farla emergere. Cioè, non so perché sarà questione di timidezza, ma questa creatività italiana non emerge in maniera sufficiente. Secondo me non emerge anche per un motivo molto eh, semplice che è questo. Per troppo tempo in questo paese si è pensato che piccolo è bello. Allora, questo è stato utile per un certo periodo, adesso comincia a diventare un freno. Piccolo non è più bello, piccolo è brutto. Nel senso che un paese come il nostro, che nel 1945 era in condizioni disperate, che è riuscito a diventare la settima potenza industriale, ottava, non importa, comunque qualcuno eh, diciamo più anziano eh, ricorderà come eravamo nel dopoguerra. Ebbene adesso dobbiamo fare il salto successivo. Dobbiamo diventare grandi davvero. Perché dobbiamo diventare grandi davvero? E perché piccolo e brutto? Roger Abraham ce lo racconta spessissimo dalle colonne del nostro giornale e dalla Merito e Regole su Corriere.it. Piccolo e brutto per, per, per una serie infinite di ragioni. Perché non, non si riesce a fare ricerca, perché non si riesce ad avere una presenza internazionale sufficiente. Quindi la Uh, come dire, la volontà di crescere e di crescere assieme agli altri perché è vero, noi siamo creativi, siamo tutti quanti, ma siamo anche molto individualisti e a volte non vogliamo crescere assieme agli altri. Invece, il successo, le storie di successo che noi vorremmo raccontare l'anno prossimo, vorremmo che fossero storie di successo di aziende che sono cresciute assieme ad altri gruppi, che magari sono state comprate o che magari hanno comprato, ma che hanno davanti a loro la voglia di diventare grandi, di, di competere con i grandi. Prima facevamo l'esempio di Skype. Skype è nato in un paesino, però quella nascita lì ha significato per quel paese un traino incredibile, enorme. Noi siamo tanto bravi a fare i distretti, siamo tanto bravi a fare tutte queste cose in cui paradossalmente, paradossalmente non emerge mai un Signore, un qualcuno quasi avessimo paura. Allora, diciamo che se io dovessi darmi come dire, un titolo, quest'anno, vorrei che vorrei che da quest'anno. E quindi l'anno prossimo, quando appunto le iniziative saranno più, eh, più consolidate e via dicendo, noi potessimo dire, ecco, da quell'azienda è nato un gruppo, quell'azienda è stata acquisita o ha comprato, è questa la misura di un successo. Sembra paradossale, eh? sembra una cosa paradossale, perché noi siamo abituati a dire il successo lo misuro su quello che faccio io, no, è finita quel tipo di discorso la competizione in Italia è una competizione che richiede tali e tante capacità che da soli non andiamo da nessuna parte. Questo è un paese, mi viene da parafrasare Montezemolo, scusate, ma è un paese che non sa fare squadra, davvero. È vero. E lo vediamo. Quando noi, scusate se la butto anche un po' in politica, però quando noi raccontiamo una storia di un'Italia che magari ha un governo zoppicante, ma che purtroppo ha anche un'opposizione zoppicante, che cosa stiamo raccontando? Stiamo raccontando un'Italia che è incapace di pensarsi come paese, come paese capace di competere interamente con gli altri paesi. Questo stiamo raccontando. Ecco, sembra un discorso alto che non c'entra niente, invece secondo me c'entra, perché se noi non avremo questo tipo di visione, potremo fare il nostro piccolo aziendina, potremo riuscire a vincere sul breve periodo, ma non riusciremo a vincere sul lungo periodo, e invece noi oggi ci dobbiamo porre il problema esattamente di quello, di fare questo, vincere sul lungo periodo. E infatti quando cominciavo dicendo per due ordini di motivi, il primo è perché teniamo all'Italia, il secondo perché teniamo a noi, è perché eh, quando uh, sento parlare appunto del mercato competitivo, anche per esempio rispetto al digitale, la cosa che mi dà più fastidio è pensare che per esempio nel campo digitale, L'editoria americana sia più avanti rispetto a quella italiana. Non è vero. Mi spiace, signor Console, se faccio questo appunto. però, a novembre ero alla Columbia University. Abbiamo presentato il progetto dell'iPad del, del Corriere della Sera. Signori, quel progetto lì è stato copiato dal primo giornale che è passato dalla carta al digitale, che è il Christian Science Monitor. E pian pianino quell'idea lì si è fatta strada in tante altre aziende americane editoriali, e oggi, e oggi la versione che era del Corriere della Sera è di fatto sta diventando un, uno standard per molti altri giornali. Quando il New York Times, per esempio, presenta 320.000 abbonamenti digitali che si affiancano ai 600.000, della, della carta, che cosa fa? Mi ricordo perfettamente quando il capo, del, la, la capa anzi, è una, una ragazza, capo del digitale web, del web del New York Times, è rimasta, è rimasta sorpresa da quello che si faceva in Italia. Ecco, noi dobbiamo avere questo tipo di visione, ma non per presunzione. Non si tratta di presunzione. Noi non vogliamo insegnare, per esempio, niente al New York Times in quanto a capacità di innovazione e di capire dove va il mercato o dove andrà il mercato. Il New York Times ha moltissimo da insegnare, però se sappiamo fare una cosa bene, noi la cosa che vogliamo fare è imporla e soprattutto vogliamo imporla assieme ad altri. È per questo che per esempio come Corriere della Sera stiamo cercando partnership a livello mondiale e ritorniamo al discorso di prima, piccolo e brutto. Dobbiamo crescere dobbiamo divent per diventare come dire, leader mondiali, non è presunzione, da cioè datemi retta. Si tratta semplicemente di avere una visione più chiara e capace di imporla anche agli altri. E poi anche, anche i grandi paesi potranno, potranno seguirci. E qui arriviamo al premio RCS Digital. Perché ci siamo impegnati a, uh, come dire, a lanciare questo premio sul, dal punto di vista dell'editoria? Perché esattamente per, per, per questo motivo? Perché pensiamo che in Italia, nelle università italiane, ci sia creatività, competenza, capacità tale per cui, se noi riuscissimo a trovare quest'anno una, speriamo l'anno prossimo, più, più ragazzi, società, aziende che riescono a dare una mano al Corriere della Sera, assieme al Corriere della Sera, possiamo, potremo essere domani più competitivi come paese, non come Corriere della Sera, come paese. Do, cioè, non so come dire, è un invito che vi faccio caldamente. Pensiamo a quello che facciamo ma pensiamo in termini di paese non soltanto rispetto a noi stessi vedrete che sarà molto più semplice è molto più semplice quando io vado in giro per il mondo dire che non sono il Corriere della Sera ma sono il Corriere della Sera che sta in un paese dove c'è Armani Barilla Benettone e via dicendo questo e quando faccio questo Sto dando l'immagine di un paese e sto acquisendo forza, non sono un singolo, ma posso farcela. Io, forse, può apparire, appunto, ripeto, presuntuoso, però sono anche un po' stufo, sono anche un po' stufo di pensare sempre all'Italia come l'ultimo, no? il vagone di coda. Io ho visto qui in questi tre anni che possiamo non essere il vagone di coda. Basta, basta volere e basta pensare in termini un po' più larghi del nostro essere singoli, singoli come persone, singoli come società. Io vi ringrazio, mi scuso un po' per questo che può apparire un fervorino, però ogni tanto insomma, penso che un po' d'orgoglio può essere più utile di competenze troppo specifiche. Grazie. No, 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 non volevo che mi picchiasse. Io vorrei anche dare un po' di tempo per tutti per le cuffie perché io parlerò in, in inglese se è possibile. E io vorrei anche um, ringraziare tutti gli organizzatori per aver um, invitato me. Um, Oggi qui a questo Mind the Bridge Foundation, um, and first let me begin by thanking especially Marco Merinucci and Alberto Onetti for their uh, for their invitation, as well as to Corriere della Sera for offering us this uh, this room, uh, an organization which certainly I, I think has a great reputation here in Italy um, for its journalism, but also has been one which we've worked with in the consulate uh, for many years. I'd like to congratulate all of you all here. Also, for your work to help uh, support Italian startup companies and Italian innovation, because uh, uh, I believe very firmly that this work is critical to the future of Italy, um, but it's also critical to the future of Italian-U.S. relations, because our economic growth on both sides depends very much on the work of the digital economy and and the progress that can be made here. This Mind the Bridge Foundation. Has been an outstanding uh, um, partner in spreading the sort of spirit of innovation and dynamism here in Italy that many have said is a hallmark of my country um, as, as well um, I think that uh, you know the efforts that are being made to to pair up bright minds with good ideas um, also with the capital to put it together. Um, to, to make a business venture um, are, are a very very positive thing and, and I hope that somewhere out in this audience today there is someone with the idea for the next big thing which will dominate uh, the economy of the future. You know Last month, um, Steve Jobs passed away. Uh, he was one of the most prominent examples in the United States of this sort of maverick breed of inventor entrepreneur. A man who infused in his company, Apple, a combination of impeccable taste, um, innovation, persistence, and attention to detail and hard work. Um, he made that part of the genetic code of his own company. But there may well be out in this audience today another Steve Jobs, or if not someone of Steve Jobs' caliber, because I think that perhaps someone like him comes around once in a generation. But certainly, people who are entrepreneurs who have the possibility and to, to develop new ideas and put them in, into the world in a way that uh, will, will literally change the way we live. You know, Thomas Edison, who was another great inventor of a previous era in the United States, once said that all of his inventions, and he had many, all of them came by not by accident, but by extremely hard work. Um, it's often he's often quoted as saying uh, a new idea is all about one percent inspiration and ninety nine percent perspiration. Um, and so I'd like to congratulate all of you out there who are not only developing ideas but also working hard to try to uh, to fulfill those ideas and and bring them to action. You know, when I look at this audience of of young entrepreneurs. Um, I see a few people who have gray hair like my own, um, but not many. Um, I have enough gray hair to kind of look back uh, um, on the changes in this world with some sort of perspective. And I'd like to share those with you because you all are coming up with new ideas. I started working for the State Department 30 years ago. When I began working, email didn't even exist. The first computer I had in my office, which was about 10 years into my career, was produced by a company called Wang. I don't know if any of you have even heard of Wang, but it doesn't exist any longer. Uh, it was an idea that was good for a while, but uh, came and went. The first cell phone I ever saw in my career weighed as much as a brick. Um, the world that we know today has changed so much, and the technologies that we take for granted today, many of them are quite new and quite recent um, in, in their own formation. When you stop and think that Apple's iPod was only invented in 2001, and in that 11 years since that little device was invented, it has not only changed the way we view entertainment, but it has changed the music industry and the way things are sold. In the year 2001, when the Apple iPod was invented, there was no Apple iTunes store, there were no sales of electronic music. This year six billion iTunes were sold. Those sort of ideas can change our world. The Amazon Kindle was only invented and only appeared on the market four years ago, but it is already changing the publishing industry. You talked about your own online version of of Corriera de la Sera. And I know there are many people who are now moving towards online versions because they have the devices which will allow them to re read them. The two have to go together. Um, they are, and they're changing the way that we do our business. The search for greener technologies, I think, is going to be a, a, a key element of the future. And, and we should stop to think that it was only four years ago that Ital Cimenti here in Italy. Produced their own new cement, which is this smog eating cement, which many uh, of the uh, te technology magazines in the United States and elsewhere listed as one of the greatest inventions of, of, of four years ago. Um, so I think that there are ideas out there. Um, electronic cars are around the way, or just around the corner. When they happen, we'll be talking about them on Twitter and Facebook. And, and uh, uh, all these things didn't exist. Only ten years ago, so our entire world is changing and it's it's new ideas uh, and 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 new technologies which are making those changes possible you're not here just to talk about new ideas. I know there are people who were fascinated by the technology um, but the mind the bridge effort is really all about marrying new ideas also with the financing and the business acumen to allow you to to move forward um, I already mentioned that iPads as a device are interesting, but they really didn't make that make much of a change until iSales also became possible. Um, the commercialization of new ideas is what Mind the Bridge is really all about. And, and I congratulate the organizers uh, for, for helping to bring people together, to bring Italy's innovative startup firms together and help them. Be in touch with our own Silicon Valley and other entrepreneurs and fi financiers who can take a look at these ideas and see if, in fact, uh, they, they have a future, um, but also if they have uh, a future for the entrepreneurs and financiers who are behind it all. You know, it's often said that that innovation is one of the greatest strengths of my own country, uh, and I believe that there's there's something to be true. Many kind of scholars look at it and see it as embedded. In the pioneering history of the United States, of the frontier spirit of, of people who were out there on their own, where strength and courage counted, but also the ability to apply them to simple ideas and move forward became part of the, the, the spirit of innovation which drives Silicon Valley and, and many other such operations in the United States today. Um, I don't believe the United States has a monopoly. On this sort of innovative spirit. Quite the opposite. I see here in Italy young entrepreneurs who have a similar restlessness, a, a similar nervous energy, and an individualism and desire to, to succeed um, and to conquer new challenges. And I think that's what Mind the Bridge here is all about. So, in conclusion, I've talked too long. I apologize. I just want to thank you for this opportunity um, to be here with you today, to congratulate you on your efforts, um, to wish you all the best. Um, in working together with the Silicon Valley eco ecosystem, um, but uh, to 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 market your own ideas, I firmly believe that Italian entrepreneurs um, can be nurtured, and if the Italian economy is to remain among the world's leaders, um, it needs to be also a leader in innovation and growth, and uh, and I think that Italian partners can be are already, but can be also in the future, good partners for my own country. Um, for the benefit of both Italians and the United States. So I wish you all the best of luck today, and I hope also that out of this meeting, the next big idea will also emerge. Thank you very much. Uh, where is the next uh, Steve Jobs here? We really need him. È ufficiale ragazzi, Alberto e io siamo stati ienizzati, non so se ve ne siete accorti, um, tra l'altro è particolarmente difficile essere iene a Milano, mi sono accorto oggi uscendo con gli occhiali da sole con questa pioggia all'albergo, pensavano che è questo deficiente californiano in giro con gli occhiali da sole con questa pioggia. Um, grazie per essere qua, è un piacere essere di nuovo in quella che è diventata un po' la nostra casa del Venture Camp. Come ricordava um, il direttore, sì, questo è il terzo anno che um, siamo qua: è di 5 anni che facciamo questo tipo di attività, 4-5 insomma, dipende se contiamo la prima, il primo diciamo, incontro che abbiamo fatto un po' come Carbonari all'inizio del 2008, come. Come, come gruppi di, di pazzi che pensavano che ci fosse un'opportunità da tirare fuori. Quindi, eh, quarto anno contato. Eh, volevo fare un po' di, eh, eh, di, 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 di statistiche: quanti di voi hanno partecipato a alcuni di questi eventi in passato? La, anzi, faccio il contrario: quanti di voi non c'erano lo scorso anno? Non c'erano lo scorso anno, ah, quindi una buona, una buona media. Beh, per chi non c'era, vi vorrei far vedere quelli che vi siete persi. Vai, Pippo. Bene, de, delle 1150 tazzine di caffè lo sappiamo perché l'ho bevuto tutto io lo scorso anno. Allora, a che punto siamo? Che fine hanno fatto le start-up dello scorso anno? Um, bene, vedrete un po' oggi, tra oggi e domani. Um, sono vive e vegete. Ci sono molte che hanno vinto dei premi. Eh, abbiamo presentato lo scorso anno, anzi nel 2011, abbiamo fatto due eventi negli Stati Uniti, una a Stanford, una a New York. L'abbiamo chiamato l'Italian Innovation Day e loro erano un po' le nostre stelle e devo dire che si sono decisamente fatti valere. Hanno vinto dei premi internazionali, come dicevo prima. Molte eh, praticamente tutte stanno avanzando nel loro percorso verso il successo, molti hanno trovato funding, per cui sono decisamente sulla buona strada. Um, siamo sulla buona strada, questa è un po' la domanda che ci facciamo. Uh, noi nel, nel 2007 abbiamo iniziato questo ponte, l'abbiamo costruito passo a passo, abbiamo fatto prima le fondamenta, abbiamo poi montato un po' di pilastri, eh, il ponte si è costruito piano piano i primi sparuti. No, imprenditori hanno iniziato a fare questo percorso oggi possiamo dire secondo me e non credo di sbagliarmi nel 2011 c'è traffico su questo ponte ce n'è tanto no? c'è traffico tra l'altro nei, nei due sensi quindi questo decisamente lo vedo come un buon segno no? come parte che quello che eh, ci siamo promessi di fare sta portando attività portando valore um, il 2011 è stato decisamente un anno duro diceva prima il console è stato anche pochi mesi fa, l'anno in cui uno degli innovatori maggiori, principali, di più, comunque, dire, che, che, che ci ha mosso qualcosa, Steve Jobs, eh, ci ha lasciato, è andato in un mondo migliore. Eh, e anche l'anno in cui io personalmente sono entrato nel, nel decimo anno eh, in, a San Francisco, tra l'altro il posto dove sono stato di più da, da adulto. E da San Francisco si vede un'Italia in effetti buffa spesso, no? semplificata. Questo forse è una cosa... Buona, no? Che la, la visione che c'è dell'Italia dall'altra parte di questo ponte è semplificata e stride anche un po' perché devo dire che questi sono mesi, in cui eh, tutto il 2011, devo dire, anche forse metà del 2010, in cui l'economia in Silicon Valley invece sta avendo un boom pazzesco. Quelli che fanno questo passaggio di ponte è la prima cosa che probabilmente apprezzano. No? Società che vanno bene per la maggiore, i Google, i Twitter, gli Apple, uh, uh, i Facebook della situazione VMware uh, stanno andando come mai. C'è un boom economico forte e questo in effetti stride no? con quello che si vede dall'altra parte di questo ponte che abbiamo costruito. Um, eh, L'unica soluzione mi sembra evidente, no? mi sembra evidente per tutti, almeno abbiamo questa consapevolezza. L'unica soluzione per far cambiare veramente questo gap è puntare sulla crescita. Qua, no? se ci, se una volta messa in, in marcia una crescita, tutto il resto dei problemi probabilmente diventa secondario. E da dove viene la crescita? Ne parleremo soprattutto in questi due giorni. Questo è un po' diciamo, il topic principali che ci siamo... Eh, diciamo, ci siamo concentrati a, a, a toccare e la crescita viene dalle, dalle società nuove dalle start-up la, la crescita viene da chi oggi si focalizza sull'innovazione vedremo numeri vedremo statistiche daremo un sacco di numeri soprattutto Alberto darà, darà molti numeri um, li, li contestualizzeremo questo è un po il tema di questi due giorni um, eh, come di consueto eh, e se aprite la agendina che avete attaccato al collo andiamo velocemente sul programma di questi due giorni eh, questo è un viaggio il trip to silicon valley che ha sostanzialmente eh, tre percorsi come sempre eh, i tre percorsi sono eh, l'ispirazione e i percorsi tra l'altro sono per chi non, non, non si voglia perdere sono, sono codificati con dei colori quindi c'è una parte di ispirazione eh, il percorso del, di start up e il terzo pezzo, la terza gamba, che sono eh, attività di networking. Eh, partiamo dal primo, ispirazione. No? L'idea veramente è usare questi due giorni per ispirare e lasciarsi ispirare. L'idea è che eh, racconteremo un po' di storie di successo, eh, eh, sia di italiani in Silicon Valley, magari de, de, insomma, delle giovani stelle eh, di, di italiani in Silicon Valley, ma racconteremo anche un po' la storia di diciamo, Chiamiamolo bene giovane, dei, 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 degli imprenditori comunque ormai di successo più maturi eh, che hanno fatto parte della storia dell'Italia. Um, e e l'idea è veramente quella di cercare di dare un punto d'arrivo: no? l'idea è proprio cercare di dare un percorso nel momento in cui le persone che hanno fatto successo, che vengono da nostre stesse radici. Eh, Dire, mettono in, in condivisione il loro tipo di percorso che hanno fatto è molto più facile secondo me per un giovane oggi riuscire a capire come arrivare là no? l'idea è proprio quella di cercare di, metterlo, di metterli in, in connessione diretta con questi casi di successo per, 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 per cercare di farli rendere più attuali più reali, più semplici da, da copiare da qualche punto di vista um, cercheremo anche poi di capire un po' dal, dal, dalle altre iniziative nel mondo eh, che stanno emergendo come iniziative di interesse di promozione dell'innovazione. Avremo persone come Tom Byers di Stanford, uh, avremo Vivek, Vadva, eh, Connesso, eh, avremo Nick Heller di Google, avremo molti altri. Parleremo di eh, Startup Cile, parleremo della Singularity University. Quindi, l'idea di, di parlare un po' di, di casi di successo che oggi in giro per il mondo ci possono dare un modello da poter copiare. Secondo pezzo, le start up, beh, loro sono gli eroi, no? sono quelli che sono, sono il, il pane di, di questi due giorni di evento. Um, L'idea è proprio quello di farli diventare eh, diciamo, il centro di questi due giorni. Uh, oggi devo dire una delle cose che è cambiata è che fare start-up è, è percepito come cool, uh, come, come figo. Si dice ancora figo in Italia? È una roba degli anni 90, no, posso ancora dire. Uno che spacca, ok, allora oggi fare start up spacca uh, um, e questo è un po' l'idea, questo è, devo dire uno dei cambiamenti un po' epocali che secondo me sono segnale di positività, no? oggi fare vedere che mettersi in gioco, eh, eh, fare rischiare e, 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 e mettersi dalla parte di chi crea lavoro, non cerca lavoro. È un po' un cambio di, così, di paradigma importante ed è figo oggi, scusate, spacca! Eh, finalmente riuscire a mettersi dall'altra parte. Um, il, eh, questa è un po' l'idea di, questa, di que, que, queste due giorni. Quindi rendere, abbiamo tra l'altro creato degli sticker. Eh, ogni anno abbiamo un po' di, diciamo dei, dei, di, dei, 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 delle, delle comunicazioni diverse. Il scorso anno era talenti, quindi andiamo a ricercare i nostri talenti. Quest'anno gli sticker che avranno le, le start up dicono eh, job creator. Creo il lavoro. No? Quindi questo è anche un po' il messaggio subliminale che vogliamo lasciare. Eh, avranno 10 minuti di tempo per farsi conoscere: 5 minuti di domande, 5 minuti di presentazione, 5 minuti di domande. No? Dovrà raccontare un po' il loro sogno e cercare di convincerci che il loro sogno può anche diventare il nostro sogno, o il sogno de, dei vari investitori che sono anche qua in sala. Um, Terzo e ultimo pezzo importante le, le, le attività di networking. Eh, il networking è un po' pensato come cioè una rete che può spingere il successo. No? Quindi una rete attiva che può spingere il successo. Questa è un po' l'identità della Silicon Valley. Eh, qui ne abbiamo qualcuno, so se è Tom you, would you agree with this? Uh, la, la Silicon Valley alla fine è una rete, una rete di 100 km, di 10 milioni di persone, ma lo, diciamo, il punto di forza, l'identità della Silicon Valley è proprio questa, è il fatto che eh, ci siano 10 milioni che spingono tutti a cercare di creare il futuro, no? per cui ti senti spinto proprio dalla comunità stessa a focalizzarsi sul fare e non sul dire, quindi veramente l'unica moneta, moneta che conta, l'unica unità di misura che conta è quello che hai fatto, non quello che hai detto. E in effetti vuol dire, crea un'energia un positiva che poi ti entra nel, sotto la pelle, no? quindi sei automaticamente vuol dire, spinto a dover dare la tua. Quindi questo è un po' diciamo, il contesto del tipo di rete che secondo me in Italia piano piano si sta creando, no? quindi l'unione che fa la forza. Eh, eh, per cui uno, uno dei punti fon fondamentali di questi due giorni è quello di cercare veramente di creare una rete proattiva no? da cui attingere anche positività, no? non essere sole, cioè riuscirsi anche a spingere eh, eh, come, come gruppo di innovatori, di, di job creator. Um, quindi eliminare anche un po' il rumore e cercare di focalizzarsi veramente su di nuovo, quello che dicono le startup: sul deliverables, no? sul delivery, sul fare. Eh, ci sarà poi l'evento di serata, eh, simile a quello che avete visto qua. Eh, L'idea dell'evento di questa sera è quella veramente di far emergere la creatività, la creatività delle start-up, quindi avremo vari ospiti, avremo un po' di, di start-up allo sbaraglio. Um, quindi non mancate se potete. E, niente, come concludere? concludere? Concluderei dicendo che. Um, Evidentemente noi vediamo delle opportunità qua, se no non saremo tutti qua, no? non saremo a fare questo tipo di progetto che ci sta impegnando da anni. Un'opportunità ancora inespressa no? e quindi secondo me l'idea è proprio quella di cercare di far emergere da queste selezioni, no? da queste anche, anche gruppo, ci sono... 40 investitori che fanno parte di questo comitato di selezione che, eh, che sceglie le, le start-up e le idee più innovative. Quindi oggettivamente l'idea è quello che, di poter in effetti far emergere quello che può essere un cambio di attitudine, no? Qual, vuol dire, quel, fare partire quel virus positivo eh, di, 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 di cercare di creare eh, innovazione, creare eh, progetti e prodotti che possono veramente avere un impatto diretto sull'economia quindi vi lascio e buona conferenza a tutti buongiorno anche da parte mia e benvenuti eh, molto spesso noi chiediamo alle nostre aziende di, di fare il pitch eh, molto spesso mi chiedo ma noi come Mindbridge che, che lavoro facciamo insomma e il nostro lavoro è un po' quello di accudire le, le start-up e per farlo bisogna conoscerlo un po' a fondo. Uh, e quindi, da un po' di anni stiamo studiando questo fenomeno, e quest'anno abbiamo fatto una ricerca molto molto ampia su un dataset di centinaia e passe di imprese che verrà presentata oggi a Luna. Quindi, una cosa che ho imparato in questi tre anni al corriere è di non bruciare le notizie. Quindi non... <ride> Non posso dare nessun dato fino a quell'ora. Però, visto che siamo tra pochi amici, vi dico le conclusioni di, di questo lavoro di scavo che è venuto fuori. Insomma, se, se ci muoviamo sulla. Eh, esatto. Non vi dico i dati, ma vi dico che cosa viene fuori dalla lettura dei dati, che può essere un primo punto di riflessione per, um, per capire un po' i temi che tratteremo in questi due giorni. Eh, il primo punto. Uh, Fare startup non è un lavoro che si improvvisa a 18 anni, può succedere, ma i nostri dati ci dicono che lo startup medio ha 30-35 anni, ha lavorato 6-7 anni prima e ha una education molto, molto, molto alta. Stiamo parlando di tutti i laureati, molto spesso con un MBA, un PhD, molto spesso fatto anche all'estero. Quindi, questo è il primo dato di riflessione. Il secondo dato di riflessione è che Fare startup è un lavoro che si impara facendolo e quindi raramente è la prima volta è quella buona e quindi notiamo che molte delle, delle startup che abbiamo analizzato sono la loro seconda o terza esperienza e questa percentuale sale nel campione delle 15 che abbiamo qua in sala, che sono un pochettino le, le aziende di vetrina che abbiamo oggi, quindi le startup migliori vengono fuori dopo aver fatto molta esperienza come startup, è un lavoro seriale. Il terzo dato che emerge è che abbiamo notato che i nostri imprenditori hanno un'altissima propensione alla mobilità, raramente sono rimasti nel posto in cui sono nati, sono gente che si è mossa per studiare, ha cambiato diverse università e è andato molto spesso all'estero e questo è un altro fattore di, che dà grandissima ricchezza culturale. E da ultimo l'aspetto del lavoro di squadra, um, raramente troviamo imprenditori solitari, troviamo squadre di imprenditori e parlando di occupazione un dato che vi anticipo è che di solito queste start-up in media assumono 3-4 persone, quindi sono aziende che creano lavoro. Queste sono le pillole, poi oggi a Luna andremo nel dettaglio su tutti i dati. Da queste pillole emergono però anche alcuni problemi che dobbiamo porci come sistema presa se vogliamo fare un passo avanti. Prima di tutto, dove nascono le start-up? Le start-up nascono, i nostri dati ci dicono, dove ci sono le imprese, le università di livello, dove ci sono programmi di specializzazione universitaria di alto profilo. Perché? Perché le start-up nascondono i talenti e i talenti sono attratti dalle top university, le un università con grande reputazione. E quindi un primo messaggio è dobbiamo investire pesantemente sull'università, sulla ricerca, perché quello è il primo seme per poi creare le imprese. Il secondo, uh, le start-up cercano tante cose, ma una cosa che cercano è di non essere ostacolate in partenza. Um, quello che non esce come dato è che c'è sempre una maggiore percentuale anno per anno che sceglie di incorporarsi all'estero. E quindi c'è un fortissimo rischio di quello che si chiama non solo un brain drain, ma di un corporate drain. Stiamo rischiando di perdere le aziende migliori. Perché? Perché il fare impresa in Italia è un lavoro che dannatamente è dannatamente complicato e costoso. Perché le startup vanno negli Stati Uniti a costituirsi? Perché costa 150 dollari fare un'azienda nel Delaware. Da noi costa 2500 euro e si porta dietro una quantità di rigidità, complessità che sono oggettivamente... Non incoraggianti è una persona che magari non ha neanche l'abilitazione a fare il dottore commercialista perché è soltanto una buona idea. Posso parlare di commercialisti per l'abilitazione. Um, da ultimo, ho il bootstrapping, ossia l'arrangiarsi è un'arte che è diffusissima nelle nostre startup. Emerge che quasi tutte sono partite con i propri risparmi ed è un'ottima cosa. Perché, insomma, prima cosa, mettiti in gioco da solo. E cosa cercano? Beh, cercano sostanzialmente capitali E quindi dobbiamo spingere molto sul fronte dei capitali. L'industria del venture capital, il capitale in Italia sta crescendo rispetto a 5 anni. È un mondo totalmente diverso l'Italia, ma c'è ancora molta strada da fare. Però l'altro aspetto è che dobbiamo aiutare queste aziende a diventare investment ready, cioè devono essere delle aziende che siano pronte per essere investite da un in investitore ed è un po' il lavoro. Che, che come MindEbris stiamo cercando di fare, aiutare queste aziende a essere pronte per diventare dei buoni candidati di investimento. Quindi questa è un po' la, la sintesi di tutti i dati che presenteremo oggi a Luna e direi che siamo un po' in ritardo con l'agenda e partiamo senza esitazione con il primo panel.